Simone Pepe a Pescara, un gradito arrivo per un giocatore nato calcisticamente nella nostra regione. Tutti ti ricordano a Teramo, giovanissimo ma già grande protagonista. Sì, per me è un ritorno in una regione che tra virgolette amo, perché comunque è stata la mia partenza e mi ci ritrovo a giocare a 33 anni in una piazza come Pescara, che è una piazza che ho sempre ritenuto una bella piazza. Di Teramo ho un ricordo fantastico perché è stata la mia prima esperienza ed è stato un anno fantastico. Abbiamo rischiato di andare in B con una squadra che sulla carta era una squadra normalissima, per cui torno veramente con tanto entusiasmo. Da Teramo a Pescara, dopo tanti anni, arrivi in una piazza importante, in una squadra che è tornata in Serie A dopo 4 stagioni e che nella gara d'esordio ha messo in grossa difficoltà il Napoli. Avrai ovviamente seguito la gara con i partenopei. Ma diciamo che ho seguito il Pescara anche lo scorso anno e ho visto che giocava meravigliosamente a calcio e speravo, che è stato anche uno dei motivi perché comunque mi ha spinto a trovare l'accordo col Pescara. E il mister, me ne avevano parlato benissimo. La squadra è molto giovane ma ha giocatori molto forti e abbinati a 4-5 giocatori di esperienza possiamo arrivare alla nostra salvezza. A proposito di esperienza, a Pescara ci sarà anche Alberto Aquilani, che tu conosci bene. Sì, un giocatore vabbè, che non c'è bisogno di spiegare caratteristiche, un giocatore che ci può dare una grossa mano, un giocatore che ha giocato palcoscenici importanti, per cui è il benvenuto, lo aspettiamo a braccia aperte. Simone Pepe, quale ruolo cercherà di ritagliarsi in questo Pescara? Ma io sicuramente posso fare sia la mezzala che l'esterno, la mezzala che il trequartista, ho fatto anche l'attaccante centrale, posso fare un po' tutti i ruoli, poi il mister deciderà senza nessun problema. Parliamo di campionato perché domenica si torna in campo e questa gara difficile, molto difficile sulla carta in casa di un Sassuolo che sta andando a 1000. Infatti quello che dicevo prima ai tuoi colleghi è che abbiamo fatto la prima molto bene, però adesso dobbiamo calmarci un attimino, torniamo un attimo tranquillamente dopo il buon lavoro fatto domenica, perché domenica a Sassuolo ci aspetta una partita difficilissima. Loro esprimono un buon calcio da 3 anni, è vero che stasera giocheranno al Maracanã di Belgrado per la Coppa UEFA, però sarà una partita difficilissima e noi dobbiamo farci trovare pronti come è stato domenica col Napoli.